Cambiamo argomento, parliamo delle apnee notturne, un disturbo del sonno, una malattia vera e propria. È necessario sempre intervenire, chiedere consiglio all'esperto, l'esperto delle malattie di sonno. La notte non si dorme, chi sta a fianco ha difficoltà a dormire perché il russare dà fastidio. Non me ne accorgevo, la mattina dopo mi alzavo praticamente stanco, mal di testa. Quasi la metà di noi quando dorme russa in modo discontinuo, mentre una persona su quattro lo fa abitualmente. In termini medici si chiama roncopatia cronica, un disturbo che può evolvere in un problema più serio, la cosiddetta sindrome delle apnee notturne. Per una riduzione del tono muscolare, le strutture delle prime vie aeree vengono in contatto fra di loro e nonostante lo sforzo respiratorio non fanno altro che chiudersi piuttosto che essere aperte e far passare l'aria. A questo punto c'è un periodo più o meno lungo di apnea, quindi con un mancato passaggio dell'aria, e l'unica possibilità perché l'aria riprenda a passare è quella di svegliarsi. Smettevo di respirare e poi riprendevo dopo circa un minuto. Non dormire bene può avere gravi ripercussioni sulla vita di questi pazienti. La frequenza del cuore aumenta, così come la pressione arteriosa, ma per il soggetto è soprattutto la sonnolenza continua la sensazione più sgradevole. Colpi di sonno improvvisi, quindi anche nei momenti più disparati, a volte purtroppo anche guidando. Per individuare i russatori che soffrono anche di apnee, occorrono test specifici da eseguire in un centro del sonno dedicato. L'esame decisivo è la polisonografia notturna effettuata in laboratorio con l'ausilio della videoregistrazione. Attraverso questo esame siamo in grado di valutare tutta una serie di parametri che comprendono sia l'attività cerebrale, l'attività respiratoria, la posizione del soggetto, l'attività cardiaca, tutti elementi che in qualche modo indirettamente ci danno poi informazioni sul numero, la lunghezza e la profondità delle apnee quando queste sono presenti. Un problema serio, ma di facile soluzione. Viene utilizzato un compressore che prende l'aria esterna, quella che tutti respiriamo, la comprime un po', gli dà un po' più di pressione rispetto a quella atmosferica, in modo da tenere aperte le prime vie aeree ed evitarne la chiusura durante l'apnea. Dormire bene è per tutti una medicina formidabile. Ecco allora alcune preziose regole. Direi che la prima fondamentale è quella di avere regolarità nel momento di andare a letto e nel momento di alzarsi dal letto. Non mangiare troppo, non mangiare poco. Lo stesso, bisogna fare attenzione a quanto si beve. L'alcol è assolutamente deleterio, ci dà l'impressione di addormentarci presto, però durante la notte poi il nostro sonno è del tutto disastrato.